Molte grazie. Per strada. Che cosa? Il 50% del guadagno della gente va a Comstock come decima. Devo trovarmi un lavoro come profeta. Elizabeth, mi dai un aiuto? Un gioco da ragazzi. Ecco qua. Soldi. Sembra che le orme scendano al cavò.
Unitevi alla lotta! Vi macellerò! Bloccatelo! Niente! Mi riparo! Cecchino! Tienili tu questi. Puoi sbloccarla? Ci vorrà solo un minuto. Tutta tua? L'hai sempre saputo!
E se io faccio questo sabotaggio, tutti i loro brevetti? Tutti quanti, signor Fink. Ora, perché il profeta vuole questi due morti? Per la stessa ragione per cui è morta Lady Comstock, la bimba. E perché vuole che lo faccia io? Perché solo lei può farle sembrare un incidente. Non credo che sia la vera Lady Comstock. Figlia bastarda! Penso che sia la combinazione di se stessa e dei miei sentimenti verso di lei. Che vuoi dire? Sono così arrabbiata con lei e con mio padre. Penso che sia lei, ma che sia anche parte di me. Non sono nemmeno sicura di capire. L'arcangelo mi dice che Columbia sopravvivrà solo finché comanderà la mia stirpe. Ma non ho figli da Lady Comstock. Ho fatto ciò che un uomo può fare, però non abbiamo eredi. Ho chiesto alla Lutess a tal proposito, ma anche lei si rifiuta di aiutare. Fatto. Thank you.
Pensi di poterla scassinare? Ok. Pronta. Voi due siete morti. Vi ho fatto la foto del funerale. Già, facendo un assoluto pasticcio. Uno non si aspetta che la foto del proprio cadavere sembri senza vita. Ucciso Lady Comstock. E chiunque conoscesse la verità era meglio morto che vivo. Sono solo una cavia da studiare ed esaminare. No, non lo sei. Elizabeth, ascoltami. Quello che hai passato. Nessuno al mondo si merita una cosa del genere. Luca. Ce ne andremo di qui, hai capito? Non dovrai mai più guardare indietro. Entrambe a causa mia. So che mi odi perché non sono tua figlia. E io ti odiavo perché non eri mia madre. Non avete ancora finito. Troverò presto qualcosa. Booker, prendi. Elizabeth! Ma certo! Laggiù, quello là! D'accordo! Medico! Prendi questo! Va bene così! Ti devo delle scuse. Comstock mi ha usata per riportarti indietro, ma ho riportato una versione di te della realtà che avevo creato nella mia testa. Lui faceva finta di amarti, come faceva finta di amare me. Figlia bastarda.
bastarda! Non sono la bastarda di tuo marito! Sono la sua vittima! Bugia! Ma quei giorni sono finiti! Dobbiamo perdonarci, perché c'è qualcuno che è molto peggiore di noi due. Il profeta mi ha uccisa! Perché non hai mantenuto il suo segreto su di me. Se è così, allora perché sono viva? Non lo sai. Non in questo modo. Ma forse questa sera. Un mondo in cui non l'hai incontrato. O in cui l'ho salvato. Non lo so. È possibile. Scoprilo, Bimba. Scoprilo.